Ma intanto la decisione di istituire questa discarica, fare questa discarica per i rifiuti solidi urbani nella località Falcognana è una decisione che ci ha accolto tutti a Ciarsereno a fine luglio. Il problema dei rifiuti nella città di Roma era un problema che era noto oramai da tempo, l'imminente chiusura di Malagrotta era una questione sul tavolo delle varie amministrazioni, sia di centrodestra che di centrosinistra. E quindi già da un anno l'amministrazione provinciale aveva indicato 10 siti che dovevano in qualche modo sostituire il sito di Malagrotta. In questi 10 siti non c'era assolutamente quello di Falcognana. Quindi sono stati fatti degli studi su questi 10 siti, ma poi nessuno di questi alla fine è stato scelto. Questo è derivato principalmente dal fatto che a seguito delle tante proteste dei cittadini delle varie zone, penso a Corcolle, penso a Riano, penso a Monti dell'Ortaccio e vari altri siti che erano stati individuati prima dal prefetto Pecoraro e poi dal prefetto Sottile, che individuavano come la continuazione di Malagrotta in questi siti. Fine luglio, dopo una serie di fallimenti, perché poi tutti questi siti sono stati inesorabilmente cancellati per varie motivazioni, ma la motivazione più grande è stata quella della grande protesta, contrarietà dei cittadini, delle popolazioni che abitavano in quei posti. La stessa cosa è successa qui a Falcognana, a fine luglio, come dicevo, in un clima quasi preferiale, è uscito fuori dai giornali che il prefetto Sottile, il ministro Orlando, e soprattutto i due attori principali, che sono il sindaco Marino e il presidente Zingaretti, avevano individuato come sito questo della Falcognana. La motivazione è abbastanza, diciamo, molto discutibile, tant'è che poi ci sono stati una serie di ricorsi che ancora sono in atto, che hanno determinato il fatto che questa discarica doveva essere decisa entro il 31 di luglio. Siamo oggi all'8 di ottobre. E ancora non si sa quale futuro dovrà avere la gestione dei rifiuti nella città di Roma. Il sito perché non va bene, secondo noi? Non va bene perché intanto non ci sono le infrastrutture a corredo per una discarica di quel tipo, le strade di accesso alla discarica sono assolutamente insufficienti. Voi pensate che il progetto prevede il trasporto attraverso dei camion che dovrebbero passare su via di Porta Medaglia, che è una strada assolutamente insufficiente, deciso anche dai regolamenti viari del Comune di Roma, è insufficiente a assorbire un traffico pesante, si parla addirittura di 90 camion al giorno. Poi scesi anche sul numero dei camion, non si è mai avuto una chiarezza, e comunque questo numero ha fluttuato dai 12 ai 90 camion. Questo per dire in che clima di incertezza i cittadini si sono mossi. Altra questione è la questione dei vincoli. Io ricordo a tutti che la zona dell'ex 12esimo, ora nono municipio, incombe il vincolo Bondi, che è un vincolo molto molto forte, istituito 3 anni fa, dove praticamente ci sono dei regolamenti e quindi degli impedimenti per qualsiasi cosa, anche per mettere delle cellule fotovoltaiche sopra i tetti delle case, questo viene impedito assolutamente per questo vincolo. Non si capisce per quale motivo invece per una discarica dovrebbe essere tutto regolare. Ma la cosa che abbiamo fatto e soprattutto abbiamo ottenuto tramite l'intervento di un nostro concittadino, che è il presidente Renato Brunetta, che abita da quelle parti, ci ha permesso, attraverso le sue 23 interrogazioni parlamentari, di conoscere un po' la verità e soprattutto diradare quella nebbia che l'amministrazione comunale e regionale avevano messo su questo argomento. Abbiamo saputo che non è stato chiesto nessun permesso né al Ministro della Salute, né al Ministro dei Beni Culturali, né al Ministro degli Interni, né al Ministro dei Trasporti, né al Ministro degli Affari Europei. Quindi nessuno sapeva nulla di questa discarica, nessuno ha potuto dare un suo parere, solamente una riunione dell'8 agosto, in una riunione dell'8 agosto, alla presenza del Sindaco, del Presidente della Regione, del Prefetto Sottile, si è deciso che quella doveva essere la seconda discarica di Roma.
Quindi noi crediamo che questo sia un modo di operare assolutamente sbagliato, non c'è stata condivisione, non c'è stato rispetto della legge, soprattutto questa è la cosa sulla quale puntiamo di più, e soprattutto non c'è stata la condivisione e la messa a conoscenza dei cittadini di quello che l'amministrazione stava facendo. Questo chiaramente ha destato la contrarietà di tantissime persone, abbiamo organizzato tantissime manifestazioni, delle quali la più importante è stata quella dei Fori, in cui centinaia di persone sono riversate all'interno di questa struttura che il sindaco stava inaugurando, e quella viene ricordata più che altro non come la notte dei Fori, ma come la notte delle persone con passeggini e carrozzine che sono andati a protestare contro il sindaco. E poi un'altra manifestazione a fine settembre, dove hanno partecipato oltre 15.000 persone che da Piazza Santissimi Apostoli si è arrivati a Piazza Santissimi Apostoli da Piazza della Repubblica. Quindi attualmente la situazione è di fatto in uno stallo, tutta questa protesta che si è generata, e devo dire che i cittadini non sono stati cooptati da nessuno, perché comunque si sono mossi autonomamente, ha generato uno stallo della situazione. È notizia di qualche ora fa in cui, dopo che è stato scelto un altro sito, che è quello di Bracciano, che però è un sito chiaramente a termine, dovrebbe assorbire i rifiuti, una parte dei rifiuti della città di Roma fino a fine anno, oggi è uscita questa notizia che il Ministro Orlando starebbe per firmare il decreto su Falconiana che coinvolgerebbe questo sito solamente per motivi d'urgenza. Anche questo è un termine che non capiamo che cosa significa urgenza, cosa significa per questo quadrante e soprattutto che tipo di rifiuti dovranno essere conferiti qualora si firmasse questo decreto. Naturalmente noi siamo già sul piede di guerra, devo dire che molte associazioni si sono unite a questa battaglia, associazioni che riguardano non soltanto il Comune di Roma, ma anche i comuni limitrofi, e quindi auspichiamo naturalmente che questo non accada, ma qualora dovesse accadere che il Ministro firmi un qualsiasi provvedimento che riguardi la discarica e il sito di Falconiana, credo che ci sarà una sollevazione di popolo. Perché credo che su questa vicenda dei rifiuti bisogna ripulire il tavolo da tutte le carte che qualcuno ci ha messo sopra e ripartire da zero, avendo anche l'approvazione e la partecipazione dei cittadini, ma in un clima di condivisione che permetta a tutti di capire qual è l'intenzione delle varie amministrazioni che governano oggi il Comune di Roma e la Regione Lazio. Questa sarebbe forse una delle soluzioni, ma c'è qualche altra soluzione in alternativa a una discarica? Si potrebbe dividere, per esempio, una discarica per il sud e una per il nord, oppure mettendo di mezzo qualche termovalorizzatore o inceneritore, come si chiamava. Ma indubbiamente uno dei primi problemi che devo dire che abbiamo affrontato anche nella scorsa consigliatura è l'attivazione della raccolta differenziata, perché senza che ci sia un sistema di raccolta differenziata, ogni tipo di attività che miri a togliere di mezzo le discariche è sicuramente inefficace. Cioè anche i singoli cittadini devono capire che si deve andare assolutamente in un tipo di raccolta diversa, quindi noi abbiamo anche fatto degli incontri anche con altre associazioni per fare in modo di sensibilizzare la cittadinanza nel partecipare ed essere protagonisti della raccolta differenziata nella città. Nel municipio, prima presieduto da me e anche adesso, questo sistema di raccolta è stato già attivato, però va seguito, va monitorato e poi va allargato a tutta la città di Roma, perché chiaramente questo consentirebbe di ridurre il tal quale, quindi il rifiuto che è quello che poi viene smaltito in discarica, ridurlo talmente che poi alla fine forse anche la realizzazione di una discarica è assolutamente non necessaria, così come anche l'ex ministro Clini aveva ipotizzato nella proposta che aveva fatto prima che cambiasse il governo. Quindi noi certamente ci stiamo anche noi interrogando di quali sono le possibilità e quali sono le soluzioni
che possono essere portate. L'unica soluzione che non ci sta bene è quella di avere dei blitz estivi, dove la gente mentre sta in ferie qualcuno decide di istituire discariche. Questo è un sistema che non funziona più, si è dimostrato nel tempo e anche questa volta si è dimostrato. Quindi noi crediamo che bisogna ripartire con un nuovo sistema di condivisione di queste che sono decisioni che coinvolgono in prima battuta proprio la vita stessa dei cittadini.